In soli 30 minuti hanno realizzato una truffa e ne hanno tentato due. Le vittime, tre donne anziane di Castel del Monte. Nonostante la velocità di esecuzione dei malviventi, i carabinieri della stazione di Castel del Monte hanno arrestato dopo un inseguimento un 51enne e un 24enne, entrambi provenienti da Napoli, per truffa aggravata nei confronti di anziani. L'arresto è stato convalidato in mattinata ai domiciliari. L'operazione dei carabinieri è partita da una segnalazione al 112 di un'anziana di Castel del Monte nella tarda mattinata di giovedì, la quale riferiva di aver ricevuto una telefonata di un uomo, senza inflessione dialettale, che, spacciandosi per il nipote, la invitava a pagare la somma di 1.600 euro per ritirare un pacco a lui destinato e che sarebbe stato recapitato di lì a poco da un corriere. La signora non è caduta nella sordida trappola, così come un'altra anziana che, ricevendo la stessa telefonata, si è accorta che dall'altro capo del telefono non c'era il nipote, ma un impostore. I carabinieri di Castel del Monte hanno così attivato una pattuglia di controllo in paese e incrociato sulla strada la terza vittima che, visibilmente scossa, ha chiesto aiuto per essere stata appena truffata. La scusa è stata quella del pacco da pagare per il nipote, ma non disponendo dei 1.000 euro richiesti, l'anziana aveva consegnato 4 anelli, una catenina ed un paio di orecchini, oltre al bancomat, come corrispettivo per la consegna del pacco. Chiuse le vie di fuga del paese, i carabinieri sono riusciti a intercettare una Fiat Idea, risultata poi a noleggio, con a bordo i due malviventi, e a bloccare l'auto dopo un breve inseguimento nei pressi di Villa Santa Lucia. A nulla è valso il tentativo di disfarsi del bottino da parte dei due lanciandolo dal finestrino. Il maltolto è stato così riconsegnato all'anziana. Abbiamo predisposto peraltro una task force investigativa che ha fatto un'attività di analisi, ha raccolto tutti quanti i dati sulla provincia e ci ha consentito di orientare meglio lo sforzo investigativo. Un'azione combinata sul territorio che già stiamo sperimentando da diversi mesi in tutta quanta la provincia, un incremento delle pattuglie soprattutto nelle fasce orarie più a rischio e soprattutto una presenza nei paesi in cui è più alto il numero di anziani residenti. È indubbio che l'attività informativa soprattutto presso i centri per anziani, le parrocchie, i comuni che abbiamo fatto sino a oggi attraverso la distribuzione di un vademecum con i consigli utili per evitare di cadere nella trappola della truffa è sicuramente risultato utile.